È stato presentato nella sala della loggia al Maschio Angioino il calendario 2012 dal titolo «Per amore della mia terra non tacerò». Alla presenza dell'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli, dell'oncologo Antonio Marfella, dell'ISDE Medici per l'Ambiente e delle donne dei Comitati per l'Ambiente. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare per la prevenzione dei rischi ambientali, soprattutto nei confronti della popolazione di genere femminile. L'attenzione sarà rivolta infatti ai rischi ambientali al femminile. Il calendario 2012 Donne, Salute e Ambiente nasce proprio per non dimenticare quelle eroine che hanno lottato nei loro territori con la speranza di poter vivere in un giorno in una terra sana e libera. Il calendario aiuta a riflettere sul tema della prevenzione delle patologie legate ai rischi ambientali attraverso foto e contenuti filtrati in chiave ironica, che possano commuovere e in alcuni casi divertire. Noi non sopravviveremo come Sistema Sanitario Nazionale e sono felice che a questa presentazione di questo calendario, che ha il solo scopo di ricordare le lotte delle donne per la tutela del territorio e quindi per la tutela della salute e della prevenzione primaria, noi non sopravviveremo come Sistema Sanitario Nazionale se non recuperiamo la tutela del territorio e l'enorme importanza ai sensi proprio di risparmio di risorse economiche sanitarie, di quello che è il valore della tutela del territorio e della prevenzione primaria. Lo scopo del calendario è di diffondere questa cultura in tutta la Campania. Non abbiamo interessi di lucro, abbiamo interesse di onorare le nostre donne che l'hanno capito per primo, diffondere il messaggio nelle scuole per educare tutti i ragazzi. Abbiamo taciuto troppo, abbiamo inteso dedicare il calendario a Don Peppino Diana perché in questa regione tutti e soprattutto chi doveva parlare, i professionisti innanzitutto, i medici, gli ingegneri, i preti, tutti hanno taciuto troppo. La prevenzione è la sfida per reale, concreta, per la tenuta del sistema sanitario pubblico. Cioè oggi se non implementiamo quel segmento di cura che è appunto la prevenzione, noi rischiamo di non poter dare più salute ai nostri cittadini. E prevenzione in un ambiente ovviamente non sano diventa ancora più difficile e diventa ancora più costoso. Quindi il connubio e il binomio prevenzione e ambiente, salute e ambiente è assolutamente oggi imprescindibile.